Cari amici, oggi succede di tutto, no? i dazi, però c'è una notizia molto importante che è passata un po' sotto silenzio. È il merito del, dei cronisti di 8 e mezzo, guidati da Lilly Gruber, aveva scoperto che la gente normalmente va in spiaggia in costume da bagno e con una maglietta che poi può essere eventualmente tolta nel caso si entri in mare. O nel caso faccia troppo caldo è una notizia che non ci aspettavamo che ci coglie completamente di sorpresa forse meritava un ulteriore approfondimento un reportage più articolato questa scoperta è stata utilizzata per mettere in difficoltà un ex ministro della repubblica presente in studio un tale Matteo Salvini che ehm, appunto avrebbe mostrato la panza e il costume da bagno al papete eh, durante una vacanza, cosa che ci coglie del tutto, ci rende, ci rende stupefatti, ma ehm, volevamo solo osservare una cosa di questa vicenda veramente importante. Ovvero eh, a parti invertite, eh, si sarebbe scatenato un coro eh, di moralizzatori che avrebbero detto il body shaming non si fa, non si usano i difetti fisici degli avversari o degli interlocutori per metterli in imbarazzo e così via. Invece, in questo caso, nessuno ha avuto niente da obiettare, se non qualche giornale di destra. Che ha fatto notare il solito la solita doppia eh, doppia modalità di giudizio delle cose eh, se eh, Giorgia Meloni eh, eh, non piace e eh, Salvini ha la panza si, si può dire tanto chi se ne frega sono dei populisti se eh, invece eh, si fanno accenni a non so Laura Boldrini o chi per essa, e ehm, allora no, quello è veramente un segno di fascismo, una manganellata dialettica e così via.